Siamo qui al presidio ospedaliero di Sessaurunga con il direttore sanitario Salvatore Moretta. Direttore, che cos'è questa tenta? Questa tenta che è stata allestita poco fa dalla Protezione Civile della Regione Campania è un valido strumento di supporto per questa emergenza che sta vivendo la nostra nazione. Il coronavirus sta preoccupando soprattutto la popolazione. Si è deciso a livello nazionale di fornire tutti gli ospedali di un supporto esterno al pronto soccorso. È valido soprattutto perché in questo modo evitiamo che pazienti potenzialmente sospetti possano accedere al pronto soccorso nei locali dove ci sono sicuramente altre persone e quindi contaminare dei locali che possono essere invece riservati a persone potenzialmente fragili, quindi bisognevoli di altre cure. Questa tenta struttura servirà sicuramente agli operatori sanitari per poter fare un primo triage, chiaramente dotati dei dispositivi di protezione individuali che la nostra ASL Caserta ha già fornito da tempo. Direttore, questa struttura è già attiva? Sì, abbiamo già dedicato un percorso alternativo per pazienti potenzialmente sospetti, appunto con un accesso dedicato a loro in maniera esclusiva. Il paziente, se ritiene di avere i criteri sia clinici che epidemiologici previsti dalle circolari ministeriali e regionali, accede direttamente attraverso questo percorso e quindi viene preso in carico dagli operatori sanitari che, dotati dei dispositivi di protezione individuali, lo attendono direttamente nella zona filtro. Direttore, entriamo nella tenta e ci dà delle spiegazioni più chiare? Prego. Allora, questa tenda che è stata allestita pochi minuti fa serve appunto per creare una zona filtro per gli operatori sanitari che avranno a disposizione qua una zona per la vestizione e per la spedizione dei dispositivi di protezione individuali. Il paziente invece soggiornerà in un'apposita area di questa tenda in maniera isolata da non poter quindi contaminare gli operatori sanitari che si preoccuperanno di fornire la dovuta assistenza. Isolata dove stazionerà il paziente ci verrà chiaramente allestita anche un lettino medico, ci sarà un carrello di emergenza per un'eventuale assistenza respiratoria, un carrello anche dotato di un elettrocardiogramma e tutto ciò che occorre per prelievi ematici e in senso generale tutte le attrezzature sanitarie che sono necessarie per questi casi. Invece in questa zona dove stiamo noi, questa è una zona filtro dove appunto tutti gli operatori sanitari che di solito accedono alla zona isolata, di solito un medico e un infermiere dedicati al paziente, in questa zona potranno indossare i dispositivi di protezione individuali e una volta terminata l'assistenza potranno uscire e quindi svestirsi e mettere da parte questi DP in modo da non poter contaminare anche gli ambienti esterni. Direttore, immaginiamo che è arrivato un paziente con sospetto caso di coronavirus. Da dove partiamo? Il paziente, guidato dalla segnaletica che abbiamo appositamente posto, il paziente accede a quest'area. Una volta che entra il paziente troverà un citofono dove è scritto esplicitamente che se ha febbre, tossi o sintomi respiratori acuti deve bussare. Una volta bussato a questo citofono, c'è anche una segnaletica, vedete? Viene un infermiere che lo invita a prendere una mascherina che viene messa sempre a disposizione per gli utenti che accedono a questo percorso dedicato. In più l'infermiere invita, dopo che il paziente ha indossato la mascherina, invita anche il paziente a lavare le mani in modo da decontaminare il più possibile anche le sue mani. Non ci dimentichiamo che il virus si trasmette non solo attraverso le gocce di saliva, ma anche attraverso il contatto con le mani. Fatto questo, il paziente viene fatto accomodare, di solito questa parte è chiusa, il paziente viene fatto accomodare in questa zona che noi chiamiamo zona filtro. Viene fatto accomodare, l'infermiere nel frattempo va a chiamare anche il medico e indossano dei dispositivi di protezione individuale, che ricordo a tutti sono la mascherina FFP2, una visiera per esquizzi oppure
un paio di occhialini, poi c'è un camice impermeabile e abbiamo anche dei calzari. Fatto questo, il paziente viene fatto accomodare in una stanza dedicata apposta per lui. Questa è la stanza. Ecco. Qua il paziente ha tutto ciò che gli serve. Abbiamo addirittura anche i gas medicali, casomai il paziente ha bisogno di un'assistenza respiratoria con ossigeno o con altri gas medicali, viene fornito tutto in questa zona. Una volta che il personale sanitario ha prestato la sua assistenza, se non vi sono delle complicanze respiratorie che richiedono una prestazione più specialistica, il paziente, se ha difficoltà particolari o se il medico ravvisa la necessità, può anche avere direttamente qua, in questa zona isolata per lui, anche una radiografia al torace attraverso attrezzature portatili. Dopo ciò il paziente viene fatto rimanere, viene fatto anche il tampone e nell'attesa del tampone orofaringeo viene fatto accomodare, se dovesse avere necessità di fruire dei bagni, sulla nostra sinistra ci sono anche i bagni dedicati esclusivamente a lui. Fatto questo, il personale sanitario, un medico e un infermiere, può anche uscire, chiudere la porta e svestirsi, buttare chiaramente i DP perché non sono più riutilizzabili e quindi dedicarsi anche ad altri eventuali pazienti che stazionano nel pronto soccorso. Quindi l'ospedale di Sessarunga è all'avanguardia in termini di sicurezza? Diciamo che in questo quadro di emergenza nazionale abbiamo cercato di adoperarci per quanto possibile per garantire a tutti i pazienti, ma alla popolazione in generale, la migliore assistenza possibile, sia con il percorso dedicato a un paziente non sospetto, sia con la tenda dove è possibile accogliere un secondo caso contemporaneo al caso che già è stato preso in carico nella zona dedicata. Penso che in questo modo possiamo tranquillizzare tutta la popolazione che siamo pronti a una evenienza che ci auguriamo non possa interessare i nostri cittadini.